Spero che il professor Fig abbia ricevuto il mio gufo. Devo informare lui e i custodi che Ranrok sa dove si trova l'ultimo deposito. Stando al gufo che ho ricevuto, Ranrok si sta muovendo più rapidamente di quanto potessimo prevedere. Questa notizia è pessima. Ci auguravamo di avere più tempo per decidere il da farsi. Ascoltiamo cosa ha da dire. Professore, ha ricevuto il mio gufo. Ranrok si è impossessato dell'ultimo diario di Gradbarb. Ha ucciso Lodgok per averlo. Sa dov'è il deposito finale. Per Godric. Lodgok e Ranrok erano fratelli. Lodgok stava portando il diario a me. Ranrok è un mostro. Dobbiamo scoprire dov'è l'ultimo deposito. Questo cambia tutto. Ranrok ha i diari di Gradbarb e conosce la posizione del deposito finale. Ma avevamo lanciato Oblivion su Gradbarb. Tenne dei diari. Perché mai documentare tutto? Non sapeva cosa volessimo contenere. Isidora disse a Gradbarb della magia quando gli chiese di costruirle un contenitore. Ho visto i suoi ricordi. Isidora si è lasciata dietro dei ricordi. Quindi sai cosa ha fatto? I suoi ricordi mostravano cosa fece per il padre, come ho visto anche nel pensatoio del professor Rookwood. E poi una conversazione con Gradbarb, in cui spiegava la sua frustrazione dovuta ai limiti posti al suo uso della magia antica. Alla luce dei ricordi che ha visto, ritengo che il nostro giovane amico sia consapevole delle gravi circostanze in cui ci ritroviamo. La prossima prova richiederà un livello eccelso di abilità magica e la capacità di interagire al meglio con vari animali. Trova un volto di pietra e devi... Sappi che dovrai affrontare gli animali che fan parte della prova, senza l'aiuto di nessuno. Il professor Bakar ti aspetterà al suo pensatoio. Livello eccelso di abilità magica? Capacità di interagire al meglio coi vari animali? Suppongo dovremmo iniziare la ricerca di questo volto di pietra e vitici, qualunque cosa sia. D'accordo. La professoressa Weasley mi sta tenendo d'occhio. Forse è meglio incontrarsi direttamente lì. Non diamole motivo di correre dal professor Black. Ci vediamo vicino alla costa. Forse potrai dirmi qualcosa in più sui ricordi di Isidora a cui hai assistito. Meglio indagare. Ah, sei qui. Buone notizie. Non ci saranno seguaci di Ranrok a metterci i bastoni tra le ruote. D'altro canto, questo può voler dire che hanno già tutte le informazioni di cui hanno bisogno. Revelio! A questo posto non farebbe male. Incendio! Diamo un'occhiata in giro. Quello è un... Ma certo, ho capito cosa c'è da fare. Riconosci quella testa scolpita lì? Quella sarebbe una testa. No, non mi dice nulla. Credo rappresenti la temibile creatura nota come Graporn. E tutte quelle impronte scavate nel terreno mi portano a pensare che servirà proprio un Graporn per aprire la strada. Ecco cosa intendeva il professor Rackham quando parlava di capacità di interagire con gli animali. Così sembrerebbe. So che qui vicino vive l'ultimo di una lunga dinastia di Graporn. Lo chiamano il Signore delle Rive. Temo che dovrai portarlo qui. Cosa accadrà poi? Non so proprio dirtelo. Bene, farò ciò che va fatto. Ottimo. Conosco abbastanza bene questa zona. Cerca i resti di una grande creatura marina, è lì che devi andare.
Il professor Rackham ha detto chiaramente che devi affrontare gli animali che fanno parte della prova senza l'aiuto di nessuno. Quindi ti auguro buona fortuna. Attenderò il tuo ritorno alla sala delle mappe. Deve essere questo il posto. Molto bene, signore delle rive. Fatti vedere. Devi aiutarmi, amico mio.
c'è bisogno di correre ora. Vai! Ve l'ha insegnato nessuno che non si prendono le cose degli altri. Una scena patetica. È il momento di accelerare. Questo non basterà a fermare il signore delle rive. Vedo che... metterò fine alla... Ah! Andiamo, così si copre di lì. Potrebbe rivelarsi pericoloso se non faccio attenzione. Che vi piaccia o no, attraverseremo quel ponte. Tutto qui quello che mi insegnano a scuola al giorno d'oggi. E comunque... Rallenta ora. Forse il professor Rackham ha fatto bene a fidarsi di te. Io ho ancora qualche riserva, però. Isidora, come vedrai, non era ciò che sembrava. Posso solo sperare che tu lo sia. Nei miei ricordi troverai risposta a qualsiasi domanda tu possa avere sul potere che devi proteggere. Grazie, professor Bakar. Ci rivediamo alla sala delle mappe. Sei qui? Isidora? Isidora?
signor Morgan, anch'io. Signor Morgan. San, bene sei qui. Isidora non era in casa. Lo so. Ma suo padre... Oh, Percival. Cosa c'è? È come se non soltanto il dolore, ma ogni emozione lo avesse abbandonato. La situazione è peggio di quanto temessi. Niva aveva ragione. Isidora non ha mai smesso. Ho scoperto che ha addirittura usato quella magia sugli studenti. Riuniamo gli altri. Devi tornare immediatamente alla sala comune. D'accordo? Ma che cosa hai fatto? Inspira. Studenti, Isidora. Tutti quanti soffrono. E perché? Per la vostra arroganza, la vostra ossessione per i segreti. Ora non soffrirò mai più. Né mio padre, né i miei studenti. Nessuno. Isidora, posa subito la bacchetta. Professore, mi avete insegnato a usare il mio potere, non a sprecarlo inutilmente. Io non ti ho insegnato questo. Expelliarmus! È ancora viva. Le caverne sotto Hogwarts, quelle della battaglia contro Isidora. È lì che si trova il deposito finale. Sì, non potevamo distruggere i trefoli di emozioni che Isidora aveva rubato a tante persone. Quindi ciò che abbiamo fatto è stato tenerli al sicuro. Capimmo inoltre che finché non fosse stato possibile distruggerli, anche la magia utilizzata per crearli avrebbe messo a rischio la stirpe dei maghi. Di conseguenza siamo diventati custodi di un segreto imperscrutabile. Sapevamo che un giorno una persona in grado di vedere le tracce di magia antica sarebbe potuta cader vittima del suo fascino.
Abbiamo creato le prove per condurla a noi e permetterle di dimostrarsi degna della conoscenza che abbiamo tenuto nascosta e delle responsabilità che a essa si accompagnano. Non mi sono dimostrato all'altezza, professore. Devo arrivare a quel deposito prima di Rarrok. Sì, l'hai fatto e lo farai ancora. Ma il deposito è protetto da una magia antica molto potente. Per accedere devi creare una bacchetta speciale usando i 4 manufatti che hai trovato sopra i nostri pensatoi. Quindi per ora il deposito è al sicuro da Rarrok. Se egli, come sospetti, è in grado di sfruttare il potere dell'altro deposito, allora temo che riuscirà a superare le nostre difese. Allora devo affrettarmi a creare la bacchetta. Forse il signor Ollivander mi aiuterà. Un altro Ollivander? Non mi sorprende. E sono anche sicuro che ti dirà che questa bacchetta può essere usata solo per un unico scopo. Torna con la bacchetta e apriremo il passaggio per proseguire. Invierò un gufo a Ollivander e mentre sei da lui avvertirò la professoressa Weasley. La professoressa Weasley? Sì. Forse ho sbagliato a non informarla prima delle intenzioni di Ranrock. Spero solo che non sia troppo tardi. Se Ranrock ha davvero intenzione di trivellare sotto Hogwarts, ci servirà tutto l'aiuto possibile. D'accordo, professore. Ci vediamo presto. Sto arrivando. Mi scusi, ma stava dicendo qualcosa? Oh, ciao. Parlo da sola, sai. Sono Clementine Willarcy, piacere mio. Pensavo alle belle farfalle che vedo sempre sul limitare della foresta. Quando mi avvicino, scompaiono tra gli alberi. Quando era Hogwarts, l'accesso alla foresta ci era severamente vietato. Ci raccontavano storie orribili su quel luogo e da allora ne provo un timore irrazionale. So che è una sciocchezza, ma sarei davvero curiosa di sapere dove vanno le farfalle nella foresta. Non è che potresti scoprirlo per me? Vuole che segua le farfalle? Sì, esatto, se non è un disturbo. D'accordo. Se avrò tempo, vedrò dove mi guidano. Oh, che gentile! Gli studenti di oggi hanno più coraggio di quanto ne avessi io. Di solito mi trovi qui nei paraggi. Spero di rivederti presto. Ricorda, puoi sempre trovare le farfalle al limitare della foresta proibita. Buona fortuna. Ah, eccole lì. Non se l'era inventato. A questo punto, tanto vale proseguire. Forse potrò dare una risposta alla signorina Willarcy. Revelio! La signorina Willarcy non crederà mai dove mi hanno condotto le farfalle. Bene, bene. Guarda cosa abbiamo qui. Prego, dimmi che hai scoperto dove vanno le farfalle. Salve, signorina. Allora, com'è andata? Le hai trovate? Mi hanno guidato nella foresta e svelato un tesoro. Oh, ma che meraviglia! I tuoi sforzi sono stati ricompensati. Ah, forse un giorno riuscirò a convincermi a entrare nella foresta. Per ora già mi rende felice sapere che al suo interno c'è qualcosa di gradevole da ammirare.